Beh, è una domanda difficile. Cioè, qua c'è una cosa da risolvere. Io, cioè, una delle più belle interviste che ho fatto, che mi ricordo proprio quando, anche questa è molto bella, cioè con voi vengono fuori le interviste molto belle, no? E invece non dovrebbe essere così, perché rappresentate qualcosa che noi non siamo, no? Cioè, rappresentate non voi come persone fisiche, proprio l'emittente. E anche Michele, quando abbiamo fatto interviste, lui mi ha detto che è credente. Escono fuori il ritmo è possibile anche tra persone che la pensano in modo diverso. È l'importante che pensano. Esatto, e questa è l'arma devastante della quale cercano di non farci rendere conto, cioè non mettendo in comunicazione l'antitesi. Verbo che dà il senso del movimento, del combattimento. Insomma, noi siamo due guerriglieri. Anelante è uno che brama, che desidera, che è combattivo, nervoso. E che soprattutto sott'acqua, grazie alla mia attività di palombaro dell'inconsapevole, che trovo la pace annegata. E quindi mi immergo a bassissime e grandi profondità per arrivare lì dove la parola non potrà mai attecchire. È anche un eroe senza fondamento. È un eroe solo di portamento, non di azioni. I grandi della terra si incontrano. G20. Entra G1, ne mancano 19. Arriva G2, ne mancano 18. Ci ripensa G2, ne rimancano 19. Ci parla G1, ne mancano 20. But some kind of madness is swallowing me. Ti svegli dalla pendichella, trovi Freud che ti dice a te ti piace tuo padre, a te ti piace tua madre, a te ti piace tuo zio. Ho fatto la pendichella! Il riso è la cosa più difficile da raggiungere che c'è, sia per chi riesce a indurlo, sia per chi ne è indotto. E poi se secondo questa teoria freudiana, quando io mi addormento mi piace mio padre, quando si addormenta mio padre mi piace mio nonno. Un riso che smotta sulla sedia, che muove il corpo mentre si muovono i corpi degli attori in scena, dei performer in scena. E allora che illusioni mi faccio io di un futuro stabile con mio padre quando mio padre ha la testa a mio nonno? È un propellente. Chiaro che credere in qualcosa di trascendente obbliga la rinuncia profonda a se stessi, e quindi è come se si corresse con una gamba sola. Beh, è una domanda difficile. Cioè, qua c'è una cosa da risolvere. Io, cioè, una delle più belle interviste che ho fatto, che mi ricordo proprio quando, anche questa è molto bella, cioè con voi vengono fuori le interviste molto belle, no? E invece non dovrebbe essere così, perché rappresentate qualcosa che noi non siamo, no? Cioè, rappresentate non voi come persone fisiche, proprio l'emittente. E anche Michele, quando abbiamo fatto interviste, lui mi ha detto che è credente. Escono fuori il ritmo è possibile anche tra persone che la pensano in modo diverso. È l'importante che pensano. Esatto, e questa è l'arma devastante
della quale cercano di non farci rendere conto, cioè mettendo, non mettendo in comunicazione l'antitesi. Grazie, grazie, non ti facevo così profondo. Voglio dire che semplicemente è anche una corsa più difficile, perché si corre con una gamba sola. Ecco, vorrei nobilitare chi crede per dimostrare che però si priva di una gamba. Sta usci fuori tutto! Chi non crede è più veloce sulla distanza, perché corre da solo. Non partiamo da idee, perché appunto sarebbe pretestuoso, anche un po' arrogante. Sei un ragazzo intravato, beato di ciò. Quindi qualsiasi sia la prima idea, anche se folgorante, noi le prime idee le rinneghiamo, diciamo, le prime idee le diamo ai poveri, quindi in questo siamo molto, molto evangelici, perché con le prime idee non riusciamo quasi mai a fare nulla, perché hanno il respiro corto, insomma, non è una, la prima idea è una supposizione, quindi non si può parlare di una prima idea o di una suggestione, si può parlare di un lavoro fatto chiudendo dentro noi stessi più le altre persone che hanno partecipato, e poi da lì, attraverso il movimento, attraverso la parola, attraverso lo spazio, nasce qualcosa che sfugge al nostro controllo. C'è chi dorme supino, c'è chi dorme a pancia sotto, io dormo a voce alta, non è che debba giustificare. Istituzione, proprio come termine, non esiste. Religiosa, politica, non esiste. Agli occhi nostri il potere è il poter fare, non il poter esercitare. Noi non crediamo nel potere. Non lo riconosciamo. E poi qualsiasi camicia è di forza. Perché chiunque indossa una camicia, chi gliel'ha stirata, lo ha fatto per forza. Abbiamo uno stato come Stato italiano, che ci impedisce letteralmente l'espatrio. Dal 68 che sto impantanato in provincia, non c'è stato verso, niente. Quindi perché dovrebbero essere gli istituti di cultura che portano esperienze come la nostra fuori, no? Andiamo fuori, andiamo, no, stiamo bene qua. Almeno il sabato e la domenica soprattutto, cioè. Sono filtri veri e propri, insomma, che impediscono, che ne so, la metafisica, l'assurdità, ciò che non è mutande, canottiera, mafia, camorra, di uscire. Cioè dell'Italia all'estero si porta la criminalità in contumacia. Nessun criminale è colpevole come lo Stato che lo porta all'estero. Sotto forma di espressione culturale. Io senza le orecchie del prossimo avrei fallito. Sarei sembrato uno che parla da solo. Perché il peggio crea ascolto anche all'estero, non è che all'estero sono diversi da noi. Allora, tra un performer, un attore e un politico, allora. Okay. Perché lasciare il peggio fuori? I grandi della terra ci riprovano. G14. Ne mancano 7, ne mancano 8. Ne servono 6, ne servono 8. Difettano 5, difettano 8. Ne mancano 4, ne mancano 8. Il politico dovrebbe essere un attore. Io non capisco perché i politici vanno sui palchi a fare i comizi quando promettono solo l'elemosina in cambio della popolarità. Chi promette il lavoro andrebbe soppresso, insomma. Non è una cosa bella mandare a lavorare le persone, specialmente se fanno un lavoro che non piace. Il politico vorrebbe essere un attore, l'attore vorrebbe essere un performer, perché essendo schiavo del suo personaggio vorrebbe non essere il maggiordomo di se stesso. Il performer se li mangia, perché è così, e tra 10 secondi è qualcosa di diverso senza immedesimarsi. Non lo conosco Artaud, tutti dicono Artaud, che noi Artaud ci ricordiamo, no, ricordiamo, insomma, abbiamo dei punti in comune con col teatro della crudeltà. Io non l'ho studiato, perché dico che dei libri belli bisogna fidarsi, non bisogna leggerli. Io ce li ho tutti i libri di Artaud, però non li leggo perché mi emoziono, e quindi se mi emoziono non va bene, bisogna essere disumani. Tutto bene a casa Federica, non andrà sempre bene a casa. Ti aspettano giorni drammatici adesso. Però penso che sia l'unico a cui dar retta, pur non conoscendolo. Io do retta, cioè se Artaud dice che Sartre è un pezzente, io non leggo Artaud, quasi quasi leggo Sartre, perché mi fido di Artaud.
Io non riesco a capire la presunzione di chi mi fai una domanda con quale sfacciataggine pretenda che a me mi interessa la risposta. Arturo è uno che non avrebbe mai preso i sovvenzionamenti statali. Certo, facciamo le prove aperte col pubblico noi, anche quando lo spettacolo non esiste, ci infliggiamo la rappresentazione attraverso la presenza di 20-30 persone a sera che vengono a vedere una cosa che non c'è. Quindi è fondamentale per il ritmo, non la percezione o la comprensione, proprio il movimento dei corpi, le cadute di ritmo. Tokyo, tavolino basso delle trattative, incontreremo Hirohito, Akihito. Akita, Hanaita, Concepita, Pattorita, Acquisita, Acquisita. Noi analizziamo chi viene, loro pensano di venire a vedere le prove, ma siamo noi che analizziamo il loro corpo per stabilire qual è il ritmo esatto. A regola! A regola! A regola! Una persona di talento deve andare avanti anche senza il carattere. Sei costretto ad avere l'aggressività. Noi abbiamo tutte e due, se avessimo avuto solo una da indipendenti non ce l'avremmo fatta. Però c'è gente di talento che non ha carattere che viene schiacciata dall'istituzione. Minuto di raccoglimento perché io mi sto zitto. Ma noi stiamo fuori dai circuiti, quindi siamo liberi e ci accolgono, questo è molto importante perché così siamo potuti, abbiamo potuto sviluppare se non altro quello che vedete. Anelante non sarebbe mai nato se noi non avevamo una frequenza nel teatro. Voglio dimostrare che è meglio quando parlo. Perché io zitto. E noi stiamo indietro. Fai quello che vuoi. Più forte, più forte, forte, ancora di più, no, più forte, ecco. Fatemela rifare, scusate, fatemela rifare. Di nuovo, vai, di nuovo, vai. Scusami, rifacciamo. Vai. Senta, per favore, non ho capito, senta, per favore. Non ho capito, senta per favore. Senta, per favore. Che cosa non ci piaceva? No, il demonino ti do un corzotto. La madre. No, no.
battevi il tempo con le mani. Cosa manca? Attenta, devi vedere i sentimenti. Guarda come hai fatto, ti dico, guarda l'errore qual è e lo capirai da solo. Pulito, pulito, pulito. Adesso ti insegno un trucco. Contraction and distension. Tom, fermo. Il volo! Ah, cazzo! Va bene, molto bene era. Oh, molto bene. Molto, molto. Non è male, brava Lucetta. Brava Rosy, proprio così. Brava amore, brava. Brava, brava, brava. Va bene, va molto bene. Può essere meglio. Poi di faccia? No! Attention? Sì. Please. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Silenzio! In principio ci fu il caos. 9 maggio 1921, Roma, prima dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, Teatro Valle, gremito, 1040 posti venduti, al di là di quelli per la stampa, e alla fine del terzo atto la protesta culminò al grido di manicomio, manicomio. 24 ottobre 2014, Gabriele Lavia debutta al Teatro della Pergola a Firenze, 999 posti, con i sei personaggi sempre di Pirandello, dopo 93 anni. E il grido sarà del pubblico a morte, a morte, a morte il regista. Però la domanda è, dopo 93 anni, quale necessità, quale follia o quale luce si può ancora dare a una delle commedie comunque più rappresentate, almeno nella storia del teatro italiano? Ma guarda, il teatro non è la messa in scena di una novità o di qualcosa che si è visto poco o di qualcosa che, siccome non si conosce, la vado a vedere o a sentire in questo strano posto che si chiama appunto teatro. E il teatro è un'altra cosa. Mi raccomando, restiamo legati umilmente alla narrazione. Cioè, umilmente all'autore, voleva raccontare una storia, non voleva fare un'estetica dell'arte. È la messa in scena di un racconto. È come quando hanno detto Kubrick, ma lei quando? No, io volevo raccontare una storia. Questo racconto si chiama mito. L'arte è sempre virile. Chiamandosi mito vuol dire che si tratta di un racconto originario. Caravaggio è virile. Racconta cose, fa cose. In fondo, i sei personaggi che nella storia del teatro di tutti i tempi rappresenta un caso a parte, perché non conosce nessuna imitazione, né a pensarci bene è possibile nessuna imitazione, tranne forse la Disney facendo Toy Story, dove ci sono dei giocattoli che vogliono essere giocati da qualcuno. Noi veramente veniamo qui in cerca di un autore. Di un autore? Che autore? Uno qualunque, signore. Nei sei personaggi questo non succede. Non c'è nessuna storia. Nessuna storia viene rappresentata. Che ci siamo ridotti a mettere in scena le commedie di Pirandello! Rappresenta che cosa? Degli attori che stanno in scena che dovrebbero iniziare una prova di una certa commedia di Pirandello, non riescono a iniziarla perché arrivano dei personaggi, delle astrazioni, degli assoluti, delle verità assolute, che vorrebbero essere rappresentate. Si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme. Si nasce albero. E a te, fermi, fermi, ferma Lucia. E questo signore pazzo si mette a fare cose strane, no? Si nasce albero. O sasso.
acqua o farfalla. No, attento, attento che succede. Oh, donna! Qual è la difficoltà oggi nel far capire, nel far entrare, nel crearla, registicamente parlando? Fu lui, signore! Me lo diede lui, quell'altro! Attenzione, non calare, amore! Fu lui, signore! Guarda come hai fatto, ti dico, guarda l'errore qual è e lo capirai da solo. Fu lui, signore! Me lo diede lui, quell'altro! Ah, forza, sipario, applausi, rosi coi fiori, vai. No, per quanto possa sembrarti assurdo, dopo la tua battuta il teatro continua. Per tutti noi, no? Il pubblico è già andato via. Vai. Subito, accecati, io sono cieca. E quando non li chiude più? C'è stato un piccolo cedimento di ritmo. Ah, c'è un buco, Luca. Seguitemi, lasciano, senti se è un caso così nuovo, interessanti per chi se ne interessa. Cioè, non possiamo, da un punto di vista ritmico, narrativo, improvvisamente, cioè all'interno del valzer della Traviata, non ci possiamo mettere neanche due note di tango. Ecco perché a volte durante le prove sentiamo Gabriele Lavia che dice a un attore: guarda che se ti prendi tutto questo tempo il pubblico è andato l'abetone a sciare nel frattempo. Sì, no? Sì, ecco, sì, certo, sicuro, delle ragioni. Sì. Okay. Anche con un po' di danaro, sì sì, con un po' di danaro. Amore, 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 non mi piace, un po' di danaro, sì sì, no, un po' di danaro, sì sì. Capito? Dentro no, non è solo un ritmo, diciamo, di carattere, come posso dire, musicale, è un ritmo di carattere affettivo drammatico. Il teatro annienta il testo e attua un vero e proprio tradimento, cito Lavia. Non c'è nessuna maggior tradimento della massima fedeltà, è dentro il mito dell'uomo occidentale. Ah beh, questo è un destino, ma è il destino di Cristo anche. Si può tradire solo la fedeltà. Il testo deve essere tradito o tradito, trasferito da un orto di Getsemani, che è il testo in sé, trasferito al Sinedrio, processato, condannato alla grande rappresentazione della croce per poi risorgere nel sepolcro dell'attore. E dov'è il copione? È qui, signore, è in noi, siamo noi. Il primo narratore della scena è il corpo, poi il dire. Vai. Padre e figliastra, Gabriele Lavia e Lucia Lavia, non è la prima volta che lavorate insieme, che Lucia lavora insomma con te. Che cosa Gabriele Lavia sta insegnando, cioè proprio segnando dentro l'animo dell'attrice e della figlia? Guarda, un regista ha poco da insegnare a un attore, solo qualche, diciamo, qualche... come posso dire, un po' di tecnica, ecco. Molto muscolare, eh? Capito, Lucetta? Non. Molto. Molto tigre, molto. Molto tigre, molto. Molto Sin City 1. È una giovinetta, ardita e procace. È ardita e procace, anch'essa vestita di nero, ma con uno sfarzo equivoco e sfrontato, tutta un fremito di gaglio. Non puoi farla, amore, non puoi fare. Dentro ci vuole un... Non è un suono, ci vuole un sentimento dentro. Non c'è. E ci vuole un sentimento dentro. Il suono lo sanno fare tutti.
Vai. Le chinois. Le chinois. Questo. Te la segni? Le chinois. Aspetta, scusa, voglio capire che nota è. Ma con uno sfarzo equivoco e sfrontato, tutta un fremito di gaio sdegno immobile. Lucia, per favore, non ho più tempo da perdere con le risate, te le devi studiare a casa, perché non... Poi ridi ferma, immobile, sono tutti immobili. De Shanghai a Peking, De Shanghai a Peking, ils ont mis des écriteaux partout. Poi di faccia. Ecco, qui puoi fare, questo allora, lo puoi fare. Dall'alto è più bello. Fai vedere tutte e due le braccia. Allarga le gambe, così. Indietro la testa, eccolo lì, così, vai. C'è una scena molto bella, a mio avviso, cui ho assistito durante le prove, e cioè quando Lucia Lavia non ce la faceva o aveva dei problemi a dare lo schiaffo al padre, Gabriele Lavia. Che c'è sempre il problema a dare lo schiaffo al compagno di scena, sì. Pam! Un ceffone! In questo caso però Lucia è una persona molto sensibile, sì. No! Sì. No, non ti preoccupare, lo devi dare forte, ma non mi dare una caracca now, capito? Però dammelo, forte, più forte, un ceffone, ancora di più, no, più forte, ecco. Oddio, guarda il bicchiere al papà, è brutto. Amore mio. Ah, bambini! C'è una sorta di duro rispetto. Ma me lo deve dare, è anche molto forte. Perché è proprio questo schiaffo che dovrà creare una rottura. Che, cioè, è proprio dove si spezza un rapporto. Il ceffone cambia la storia. Quando la figlia schiaffeggia, colpisce fisicamente il padre, vuol dire che nega la sua essere figlia. Pirandello diceva: la vita o la si vive o la si scrive. Gabriele Lavia l'ha più vissuta, più scritta, più interpretata? No, io sto sempre qua, la mia vita. Ormai sta finendo, perché ho 72 anni, quindi sono decrepito, ma ho passato più ore qui sul palcoscenico che nel mio letto. Speriamo che il teatro non sopravviva e viva, però io credo che sopravviverà, sono convinto. Morirà il cinema, morirà la televisione e ci saranno altre forme di comunicazione, di narrazione, ma il teatro non può morire mai, perché racconta l'uomo e lo racconta con l'uomo. Ma io penso che meglio non sopravviva nessuno, cioè meglio vivere, perché sopravvivere poi è così miserabile. Lei festeggia il 1° novembre i Satti e il 2 novembre i Motti.